farci bene in un giorno come questo, dove guardiamo al nostro santo confratello Pio da Pietrelcina. Grazie sempre per la sua presenza, per la sua attenzione, eccellenza, verso la nostra parrocchia, verso la nostra fraternità, frati minori cappuccini. È sempre bello anche perché quali figli di Francesco e come confratello di San Pio, da come tanti altri santi, ricordiamo sempre l'obbedienza, la riverenza, come scrive San Francesco sulla regola, al signor Papa Onorio, ai suoi successori e anche ovviamente a tutti i fratelli dell'Episcopato. Quindi l'obbedienza alla Chiesa e il servizio alla Chiesa, così come ha fatto San Pio. Grazie per la sua presenza. Questa celebrazione ricorderemo anche in maniera particolare la nostra sorella Monica nel secondo anniversario e affideremo a San Pio, all'intercessione della Vergine Maria, la salute della piccola Chiara Stefana. Il saluto che ho fatto è quello per liturgico, in realtà è un augurio. Ci si augura, ci siamo augurati, iniziando la celebrazione, di avere il Signore con noi. Allora, colleghi,
meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, e tu, e regna con te, vendicato la Spirito Santo, per tantissimi cuori di Cristo.
Se noi arriviamo pensando di presentarci davanti a Dio, anche per la messa, di essere non perfetti, ma quasi, e pensare che la conversione sia soltanto una sorta di cura estetica, un po' quando uno va a correggere un neo, una cosina, sciocchezza, no? Dalle estetiste. Ecco, sta sbagliando. Noi siamo qui perché, cominciando dal vescovo, necessitiamo di un aiuto, cioè siamo principilla, una d'altra. Siamo fatti della stessa pasta. E quindi ha ragione le tre scritte, le tre parole che abbiamo ascoltato, le tre pagine che abbiamo ascoltato, insistono sullo stesso punto. Prima pagina, Geremia, non si vanti, amici, noi rischiamo di giocarci orgoglio sul vanto personale. Quante volte licenziamo, non l'altare da fare il prete o il vescovo, ma ci auto-licenziamo. Quante volte noi ci erigiamo su qualità di costruire su misura, non si vanti, poi ancora. San Paolo cosa ci dice? Quanto a me non ci sia altro vanto, ancora. Perché se io sono pieno di me stesso, non c'è spazio per nessuno, né per chi sta accanto a me, né per nomine Dio, come dicevo loro. Non c'è spazio. E poi vangelo ancora. Signore, ti ringrazio perché nascosto queste cose ai sapienti e intelligenti e le hai rivelate. Allora questa è la direzione, la confessione poggia sulla consapevolezza umile, vera, che noi siamo bisognosi dell'aiuto di Dio, perché siamo segnati, marcati dalla contraddizione, dalla colpa e dal peccato. Seconda pennellata della confessione, perché se fosse soltanto il primo sarebbe una cosa piuttosto brutta, perché è brutto vedere proprio i limiti, un po' guardare, insomma, quando sono le cose che non vanno, noi non ci mettiamo molto il naso. Sapete, una stanza deposito o una cantina, sono sicuro che è una delle porte che aprite mal volentieri, perché ogni volta che vedete da quella porta, quella cantina, mamma mia che disordine, e continuiamo a usarla così. Invece non è un ospite, la portiamo nel salotto, dove c'è un po' di lustro, di pulizia, di ordine. Allora quanto sente che è bella la professione? Così che non dovrebbe un po' frenarci nella ricerca della professione. La certezza anche qui che il Signore perdona i nostri peccati, se siamo sinceri. Sapete cosa diceva Padre Pio? I tuoi peccati, dagli a me. Sapete questo che lo fa il Signore? Sulla croce lui dice questo, senza dire, ma lo dice. I tuoi peccati, dagli a me. Non tenerti. Pensate che c'era un grande santo, Girolamo, che fu grande, nel secolo fa, che tanto grande che tradusse tutta la Bibbia, dalla prima pagina fino a quella ultima, la tradusse in latino, tutto, un lavoro che occupò decenni della sua vita. Bene, arrivò a tradurre l'ultimo libro dell'Apocalisse, presenta al Signore nella preghiera questo lavoro, questo capolavoro.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E gli consegniamo, così, volontariamente la passione, presi il pane, presi grazie, lo stesso lo tiene ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Presentarci di nuovo, ci rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice di mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e comune.
preghiamo. O Signore che ci ha nutriti al sacro convito, fa che secondo sempre le orme di San Pio della Regina ti serviamo con una perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con